altro, perché quest'estate, lo sapete tutti, a sorpresa ci ha lasciato Raffaella Carrà. Mancava il saluto di TV Talk. Glielo facciamo adesso. Grazie. Abbiamo avuto il privilegio di averla come amica, anche qui a TV Talk. Rivediamola insieme. Squillino le trombe, rullino i tamburi, per la prima volta in studio a TV Talk, Raffaella Carrà, benvenuta! Grazie, grazie. E sono pronta alle vostre domande. Ah, perfetto. Faccio quello che torna al suo posto. A TV Talk sono tremendi. Che bello, mi ha emozionato. Sì, è una parola che ho sentito 970 volte. Proprio una cosa, non la posso più sentire. Quanti bambini io ho fatto mangiare che guardando la televisione, tutti qua, vedi? Sono tutti qua. Mangia la pappa che c'è Raffaella. Quello che l'ha resa grande in questi anni è proprio perché dalla televisione traspare questa sua emozione e anche queste sue debolezze, le sue paure, i suoi timori. Io sono stata anche a The Voice e dietro le quinte, prima di entrare, la signora Carrà soffiava, tremava. Ma scusa, ma te racconti delle cose segrete? No, questa è svelare un segreto. Lo sapevo che finiva male. Ci sono due Raffaelle, una intrattenitrice che si diverte, ironica e gioca, però l'impegno lo metto da un'altra parte. Mi piace molto il vostro studio, il vostro programma ed è, mi serve molto perché così imparo. Grazie, ciao. Noi impariamo da lei. Così imparo è difficile da ridirselo, mamma mia, vabbè. Che privilegio è stato averla qui con noi. E per parlarne però voglio collegarmi con Barbara Boncompagni. Ciao Barbara. Perché è un'autrice televisiva, evidentemente figlia di Gianni, ma che ha avuto il privilegio di crescere professionalmente, ma anche umanamente, insieme a Raffaella Carrà, vero? Me lo confermi? Eh beh sì, perché io avevo 5 anni quando mio padre e Raffaella si sono messi insieme, no? E quindi diciamo che è entrata nella mia vita così come una maghetta ed è rimasta fino adesso, perché insomma comunque casa di Raffaella è qua dietro, è vicinissima a casa mia e quindi potete capire il legame che noi abbiamo avuto per tutti questi anni. Fortissimo, molto molto forte, è stata una luce per me tante volte nella mia vita, sia sul lavoro ma anche nella vita privata, capito? Perché insomma, poi ne parleremo di quanto era speciale Raffaella. Ma vi è piaciuto il modo in cui la televisione l'ha omaggiata e ha raccontato Raffaella in questi mesi, l'addio a lei, ma anche proprio tutti i programmi, il rivederla così tanto come ci è accaduto quest'estate? Che impressione ti ha fatto? Vabbè, guarda, sì, appunto, era tanto, no? Però io penso che questa cosa corrispondesse molto all'amore del pubblico, no? Perché quando è successa questa cosa il 5 luglio, la reazione di molti è stata no, ma dai, è una fake news, non è possibile. C'è stata proprio quella reazione lì, no, non è vero, tutti si telefonavano, no, ma non è possibile, no. Quindi la gente era veramente incredula, capito? Anche per la sua modalità, cioè per la discrezione, non disturbare, no? Sai, appunto, lei ci teneva tantissimo a questa roba qua, voglio sparire, mi diceva, dopo io voglio sparire, perché, capito? Invece non è stato possibile, perché la gente veramente ha dimostrato un amore pazzesco, cioè si è capito veramente che lei era molto molto amata. Voglio andare da Maria, perché a Maria è accaduto proprio quel giorno di andare in diretta, me lo ricordo, insomma, in televisione a raccontare proprio questa improvvisa perdita di Raffaella. Sì, il direttore del TG1 mi chiese di andare perché
consapevolmente feci l'ultima intervista a Raffaella su 7, il magazine del Corriere, a fine dicembre. Effettivamente la trovai un po' strana. Detti la colpa al coronavirus o alla pandemia, di cui lei parlo molto, poi dopo, diciamo, ho rimesso insieme il puzzle. Ecco, quel saluto, perché io ero lì a commentare il saluto di Raffaella, esatto, la salma che usciva da giro casa per Roma, faceva via Teulada. Ci ricordiamo tutti, esatto. Certo. E lì per lì mi sono detta anch'io, ma lei che non voleva disturbare, non sarà troppo tutto questo? Però poi, vedendo che tutto veniva dal basso, dalla gente che si raggruppava per strada, era una giornata questi caldissima, luoghi, immagino, a Roma, nei luoghi tempio della RAI, dove lei ci aveva regalato le sue trasmissioni, mi sono resa conto che le sarebbe piaciuto, perché era lei, cioè era la signora che piangeva, la ragazzina che era incredula, anziana che dice ma non è possibile che Raffaella non ci sia, cioè ha vinto quella roba lì sull'istituzionalità. Riccardo, appunto, chiedevo prima a Barbara se è piaciuto questo racconto che la televisione ha fatto in questi mesi. La televisione l'ha omaggiata ampiamente, e come fa la televisione, cioè in maniera non interpretativa ma illustrativa. Poi ci sono le componenti che hanno reso straordinaria Raffaella Carrà, che a mio avviso sono quelle dello sviluppo del tema della credibilità, cioè quello che non è riuscito a molte persone più culturalmente strutturate, agli intellettuali degli ultimi decenni, ovvero quello di tenere assieme il pubblico e il privato, di riuscire ad avere un racconto coerente che passasse dalla fragilità dell'intimità al vigore e la forza della scena pubblica, e contemporaneamente anche dallo studio ossessivo dei dettagli e dall'altra parte una spontaneità che arrivava dall'anima. Io vorrei inserirmi in quella categoria straziante e orripilante che è colui che racconta aneddoti su Raffaella Carrà, e dire che quando l'ho incontrato in un ascensore andando proprio a casa di Gianni Boncompagni, l'unica domanda che mi fece professionale fu: ma tu giochi a basket? Cioè, questa era Raffaella Carrà, certo, un'identità personale che non perdeva di vista la vita. Ecco, vera. Ma Barbara, invece, pensiamo a una cosa, cioè lei è stata prima attrice, poi è stata showgirl a tutto campo, poi però è diventata conduttrice, autrice. Ecco, non è stata anche un po' il simbolo dell'emancipazione femminile nella televisione italiana, peraltro senza mai rivendicarlo esplicitamente, facendolo, come dire. I ruoli, sì. Altro che in questo periodo è stata pubblicata, è stata mandata in onda un'intervista che lei fece da David Letterman, no? Certo. In America, quando era andata a fare, sai, lo speciale quello là. Certo. E lui parlava solo di conduttori uomini, la paragonava. Lei a un certo punto gli ha proprio risposto a David Letterman: no, guarda che comunque io sono donna, non mi trattare. Cioè, subito ha piazzato una palletta al centro, nel senso che comunque sì, lei su questo è stata assolutamente avanti e modernissima. Sai, è una persona che ha sempre governato la sua vita e nel lavoro, i gruppi di lavoro, ha governato tutto, ha governato anche la malattia, è stata una generalessa di se stessa sia nella vita privata che nel lavoro, quindi altro che a voglia. Posso fare una domanda all'autrice, Barbara Boncompagni? Perché forse si è raccontato, dal mio punto di vista, forse meno rispetto, come dire, al simbolo anche di emancipazione, cioè, si è raccontato meno invece la sua forza, come dire, di innovatrice televisiva. Cioè, se pensiamo, è riuscita a imporre alla televisione italiana nuovi generi. Penso ha inventato la fascia del mezzogiorno con insieme a suo padre, insieme a Gianni Boncompagni, ma anche ha portato il primo cosiddetto emotainment, cioè la prima TV delle emozioni con Caramba. Poi dietro le quinte penso Furore, ma pure il giudice di talent con The Voice. Ecco, quanto ha contato questa sua anche curiosità e capacità di innovare per la televisione italiana? Guarda, perché lei non era una persona, non era un artista che aveva la smania di andare in onda, questo è fondamentale, no? Non andava, non faceva i programmi per essere in video, di quello gliene fregava poco, le piaceva il programma, quindi si innamorava del progetto, no? E tant'è vero che ha rifiutato tantissime cose negli anni, perché non aveva nessuna voglia, bisogno, sai, si è tolta talmente tante soddisfazioni, ricordatevi Mille Luci, no, insomma non devo star qui a dirle tutte, però quando si innamorava dei progetti, dove dentro c'erano appunto, come hai detto tu, delle novità, ricordiamoci pure quando lei faceva quel weekend che faceva il Se fosse, il divano,
con tutto il cazzeggio degli ospiti, cioè ha fatto tante cose carine, divertenti, nuove, ha toccato delle fasce televisive che non erano mai state toccate, altro che. I nostri analisti, vediamo loro che cosa ci vogliono dire su Raffaella. Nicolas. Sì, io penso che in questa perdita che è stata veramente dolorosa e terrificante per tutti quanti gli italiani, quello che rimarrà poi veramente di Raffaella sarà secondo me la sua musica, ancora di più della televisione, perché quel lunedì... Lei ci teneva, eh? Sì, ci teneva molto, e poi quel lunedì sera, il 5 luglio, quando se n'è andata, tutti già dalla sera, pur con la morte nel cuore, stavamo ballando le sue canzoni, ed è stato un modo probabilmente il più efficace per provare ad elaborare questo lutto. Che festoso, certo. Sì. Stefano. Buon compagno, mi rivolgo a lei perché io faccio parte di una generazione che ha conosciuto Raffaella Carrà quando era già una colonna portante della televisione, e mi ha sempre colpito il fatto che fosse partita dal basso, cioè prima soubrette, poi attrice, conduttrice, fino a diventare addirittura autrice dei suoi programmi. Secondo lei avrebbe avuto piacere a chiudere questo percorso anche nelle fila dirigenziali magari della RAI? Direttrice di... No, no, non fregava niente, perché a lei del potere non gliene fregava niente, assolutamente. Cioè è diventata autrice sempre per la cosa che vi dicevo, di poter controllare le cose e per mettere dentro le sue idee, ma di dirigere proprio no, non gliene fregava niente. Lei sarebbe stata felice, ve lo dico, di fare un programma di cucina. Ah, però come autrice, vedi? Come autrice parlava. Certo. Sì, e lei mi diceva, però mi chiedono che devo andare io in vita, a me non me ne frega niente di fare questo. Questo io ricordo anche il fatto che lei volesse fare da coach anche delle nuove generazioni, insegnare quel che lei che aveva imparato nella sua carriera, e mi sa che non ha trovato un vero interlocutore, almeno nella televisione italiana. Angelica. Sì, la Carrà è stata un personaggio talmente d'impatto, tanto da aver inciso anche sulla nostra lingua. Penso per esempio al neologismo carrambata, che magari oggi tanti giovanissimi utilizzano senza conoscere il riferimento alla storica trasmissione. Anche la lingua ha cambiato, dici tu. Riccardo. Nel corso del vostro rapporto affettivo e lavorativo, con la mia invidia le avrà sicuramente suggerito, dato consigli. Può dare a noi analisti, ci può regalare uno di questi consigli? Che noi vogliamo entrare in questo mondo. Il consiglio di Raffaella è stato sempre di qualunque cosa tu faccia, farlo al meglio, al 100% dell'impegno, cioè tu devi essere sicuro di aver fatto il massimo che potevi. E poi, lo devo ripetere per l'ennesima volta, l'umiltà di Raffaella, il rispetto per le maestranze, perché questa era una cosa che l'accompagnava sempre. Quando io ho fatto il primo programma, ancora quando andavo in video, diciamo, avevo 17 anni, lei mi ha detto, appena entri in studio, tu Barbara, ricordati, devi salutare tutte le maestranze. È importantissimo perché, sì, i dirigenti, ok, ma sono gli operatori, i cameraman, i macchinisti che fanno il programma. Quindi è a loro che tu devi il saluto. Ma questa cosa la faceva sempre lei. Stanno apprezzando anche i nostri operatori qua. Grazie a Barbara Boncompagni, grazie davvero. Grazie a Maria Volpe, grazie a Riccardo Bocca. Insomma, l'abbiamo fatto. Dopo di noi arriva Frontiere, condotto da Franco